Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Sono 10.172 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I decessi sono 72. L'ultima volta che si erano superati i 10.000 casi era l'8 maggio. I tamponi effettuati sono oltre 500.000, il tasso di positività sale all'1,9% e continua l'aumento dei ricoveri più 90. Covid in Germania, nuovo record di contagi, la Merkel dice la situazione è drammatica. In Russia 1.247 decessi nelle ultime 24 ore, restrizioni anche a Pechino prima delle Olimpiadi invernali, record di contagi anche in Repubblica Ceca e in Corea del Sud, a Seul 1.436 casi in 24 ore, in Irlanda torna il coprifuoco, locali chiusi a mezzanotte e smart working. Orrore a Sassuolo, stermina la famiglia e poi si uccide. Ha accoltellato la suocera, la compagna e due figli di 2 e 5 anni. È scampata al massacro solo la figlia di lei. L'omicidio e la donna si erano lasciati da circa un mese. Medici, infermieri in piazza, organici ridotti e tanti pazienti, non ce la facciamo più, manifestazione dei sanitari di emergenza a Roma. I medici del pronto soccorso denunciano l'impoverimento del Servizio Sanitario Nazionale, dicono mancano all'appello circa 4.000 medici. Mafia, DDA chiede 30 rinvii a giudizio. La maxi inchiesta antimafia, che ha confermato la leadership criminale in Sicilia del super latitante Matteo Messina Denaro, approda in aula per l'udienza preliminare. La DDA nelle scorse ore ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di 30 indagati. Maltempo torna a sferzare la Sicilia, allerta arancione, come anche in Sardegna. A Modica un uomo di 53 anni è morto in una tromba d'aria. È tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.